Credo che sia una proposta molto molto interessante, che tocca un tema cruciale per la formazione dei nostri giovani, dei nostri bambini anche dal punto di vista sportivo, perché in Italia lo sport muove grandi interessi, grandi passioni, ma poi in realtà è difficile avere un percorso formativo fin dalle scuole elementari, perché possono mancare strutture, palestre, impianti adeguati per dare allo sport la dignità di materia scolastica come altre. E questo credo che sia una cosa in cui noi dobbiamo impegnarci tutti fortemente, anche chi si interessa meno allo sport professionistico, allo sport degli adulti, perché nella formazione di una persona credo che possa rivestire veramente qualcosa di determinante, di decisivo, e anche per superare quella che è in Italia una formazione, un avvicinamento allo sport solo come cultura del tifo, dell'ultras, dell'essere contro qualcuno, del voler prevaricare, perché chi conosce, chi pratica, chi vive in un ambiente bello e sano la sua formazione da sportivo, dopo sarà, se non uno sportivo ad alto livello, uno spettatore competente, appassionato, sereno, in un clima che dobbiamo riuscire a cambiare. Quindi poter andare in queste direzioni e spingere in questa direzione credo che sia doveroso per il futuro del nostro paese, per le nuove generazioni, e dobbiamo sentirci tutti responsabili nel fare un passo in questo senso e sostenere iniziative come questa. Chi ha la responsabilità di gestire da capo allenatore la maglia azzurra di qualsiasi sport ha una visibilità e deve essere un punto di riferimento proprio non soltanto nella gestione del risultato della sua squadra, che è pure importante, ma è una responsabilità di sicuro più grande proprio per il movimento in se stesso dello sport che rappresenta, per poter essere traino e promotore di iniziative positive rivolte alla base e a quello che dicevamo di una crescita sana di atleti e di un movimento che sempre di più si ispira ai valori migliori dello sport e non alle sue degenerazioni. In questo senso è chiaro che un rapporto continuo che si sta creando tra gli allenatori delle nazionali di varie discipline credo che sia determinante non solo per uno scambio poi di situazioni tecniche che possono essere a volte comparabili, di metodi di lavoro, perché il confronto ti dà sempre una possibilità di crescita, ovviamente, ma credo che lo sia proprio anche come dire, per moltiplicare gli sforzi a livello più ampio sullo sport italiano, perché dove c'è unità di intenti di molte persone, di molte discipline, poter essere un fattore aggregante che contribuisce a una spinta maggiore, credo che sia molto importante e quindi ci credo molto in questo rapporto che si sta creando, purtroppo tra mille impegni è sempre difficile riuscire a trovarsi tutti insieme, questo è il motivo per cui anche io in questi giorni devo fare solo un saluto video, ma ogni volta che c'è occasione non fermarsi qui, non fermarsi a un momento simbolo come questo bellissimo di Roma, ma poter moltiplicare le occasioni di incontro, di confronto e di stimolo a tutti i livelli, perché lo sport italiano sia unito e vada in una direzione di crescita e di sviluppo, dove poi, partendo appunto dai bambini più piccoli, dove poi i singoli individui possano scegliere la disciplina loro più congeniale, di cui sono più innamorati, ma poter fare veramente qualcosa per lo sport in generale è doveroso, e spero che questo sia solo il primo passo di una lunga serie di incontri in questo senso. Credo che in Italia si faccia molto, ci siano molti club, molte situazioni che riescono a fare cose importanti anche in realtà non facili o con strutture non adeguate, però veramente dal punto di vista della scuola siamo sicuramente indietro, ripeto,
a livello impiantistico in maniera drammatica, e questo lo siamo anche a livello professionistico, perché impianti, stadi sono obsoleti, c'è poco di moderno, di accogliente per le famiglie, anche per la domenica nello sport professionistico, e questo sicuramente è una cosa diversa, perché a qualunque latitudine si possa andare, questo tentativo di avere da un lato grandi impianti per i grandi eventi che possano accogliere con entusiasmo e con sicurezza e senza barriere famiglie, grandi spettatori e grandi numeri di spettatori, dall'altro proprio nella quotidianità dell'esercizio scolastico la situazione è altrettanto drammatica, con le differenze, perché è chiaro che gli Stati Uniti non sono l'Est Europa, la Lituania non è la Spagna, però tutte queste sono sicuramente caratterizzate da una dignità dello sport all'interno dei programmi dei bambini molto molto importante, e anche su questo noi dovremmo sicuramente spingere molto di più.